ciao a tutti, mi trovo qui nel campo di Burj Barejna a Beirut in Libano e sono con Mariam, che è la fondatrice responsabile dell'associazione Makani, con cui Give a Drop collabora da diverso tempo, a cui siamo particolarmente legati da una lunga amicizia che è nata tra me e Mariam diversi anni fa, quando ho avuto l'opportunità di visitare questi campi e avvicinarmi quindi al tema dei rifugiati palestinesi. Con Mariam abbiamo avviato tutta una serie di collaborazioni, tra cui il sostegno a distanza di bambini qui nel campo di Burj Barejna, che è il campo più grande che c'è a Beirut, e recentemente, nell'ultimo periodo, abbiamo iniziato una raccolta fondi che ha portato degli ottimi risultati per poter iniziare a lavorare su un progetto focalizzato sulle donne del campo. Thank you, Dan. Sono Mariam Al-Shahar. Avrei voluto parlarvi in italiano, ma purtroppo non lo conosco e quindi lo farò in inglese. Ho più di 20 anni di esperienza nel campo sociale e umanitario, nel campo di Burj Barejna qui a Beirut. More than 20 years with social and human working in the community. Sono una rifugiata palestinese e sono nata e vivo in questo campo. Ho trascorso tutta la mia vita in questo campo. Come ogni altra donna, ho molti sogni. Il mio primo sogno era quello di diventare una giornalista o un avvocato. Sfortunatamente non ho potuto completare i miei studi e così ho iniziato a lavorare come operatrice sociale nella mia community. Sono stata un'insegnante, ma ho lasciato il mio lavoro per dedicare tutto il mio tempo su come migliorare le condizioni di vita della community, comprese le donne e i bambini. Makani lavora in vari ambiti, come l'educazione, la formazione, l'emancipazione e il miglioramento della vita e delle condizioni delle donne del campo. Lavoriamo anche per migliorare le condizioni economiche dei giovani e per la loro formazione. Ho il piacere di aver incontrato Dan circa 5 anni fa, quando ho visitato questo campo per la prima volta. Sono stato con lui per accompagnarlo nel documentare la vita dei rifugiati e conoscere le loro condizioni nei campi. L'ho incontrato l'ultima volta nel 2021, quando è stato qui per visitare tutti gli altri campi ufficiali del Libano. E in quell'occasione abbiamo iniziato a parlare dell'opportunità di avere alcune collaborazioni e avviare un coordinamento nel supportare la nostra community. Negli ultimi 6 mesi abbiamo ancora condiviso diverse idee e proposte su come supportare la community del campo di Burj Barejna. Trascorro molto tempo con le donne, ascolto le loro speranze di avere un ruolo nella community e cerco di trovare il modo di aiutarle. Così io e il mio team, il team di Makani, abbiamo pensato ad un progetto per queste donne, sul come organizzare un gruppo di esse per farle diventare delle leader nella community, al fine di avviare un cambiamento e avere un ruolo all'interno di altri gruppi di donne per arrivare a coinvolgerne un numero totale di 60. La formazione di queste donne è focalizzata su temi sociali e di salute. A loro volta le 60 donne ne formeranno e ne aiuteranno molte altre di loro, fino ad arrivare ad un numero di 175 all'interno di questo progetto che durerà 6 mesi.
I am optimistic in this project. Sono ottimista per il progetto che abbiamo denominato Weekend. Noi possiamo, perché noi possiamo farcela. And maybe we just need the opportunity. Abbiamo solo bisogno di credere nelle nostre capacità e di ciò che è nelle nostre possibilità. Abbiamo bisogno di opportunità e della possibilità di mostrare al mondo che le donne palestinesi e tutte le donne rifugiate possono farcela ad aiutare se stesse e le loro famiglie. Voglio ringraziare tutte le persone e tutti i donatori che supportano Mariam e il Makani Local Community Center per avviare un nuovo percorso nelle nostre vite e soprattutto nelle vite delle donne di questo campo. Grazie per tutto. Grazie Mariam per l'introduzione di Makani e per le spiegazioni sul progetto che svilupperemo insieme. In modo particolare volevo ringraziare l'associazione Cante Uterpe del coro e la community di Tricarico per la donazione di 2.000 euro per questo progetto. L'anno scorso è stato un evento incredibile con una grande partecipazione da parte di tutta la comunità di Tricarico, quindi grazie. Volevo ringraziare anche l'associazione Amici del Terzo Mondo che ha sposato la causa palestinese e ha donato 5.000 euro per la realizzazione di questo progetto. Infine un ringraziamento alla signora Caterina Di Mati che ha creduto in noi e grazie anche al suo contributo potremo realizzare questo progetto che, come ha detto Mariam, durerà 6 mesi, partirà nei prossimi giorni e si concluderà a fine dicembre di quest'anno. Grazie a tutti e un saluto dal campo di Bush Barajna in Libano.